un debitore con un debito spropositato, 10.000 talenti d'oro, il debito. Questo debitore prega il padrone per averne la remissione, la ottiene, ma poi trovato un suo dipendente che ha nei suoi confronti un debito assolutamente insignificante rispetto a quello che gli era stato condonato, lo prende per il collo e lo fa incarcerare. Questo comportamento, che sembra strano, in effetti, pensiamoci, rappresenta il nostro modo sbagliato di accogliere il perdono di Dio. Le cifre della sproporzione, facciamo un po' di matematica. Ho fatto un po' di mediazioni, perché non è da Wikipedia proprio appena, anche altre ricerche, e sono stato un po' a metà, dai 20 chi, un talento va dai 20 kg d'oro ai 60 kg d'oro. Io ho immaginato 35, 34, 35, come sono varie fonti che parlano dell'ebraismo. Quindi immaginate, un talento vale dai 34 ai 35 kg di oro. Siamo nell'ordine, moltiplicate per 10.000, di 350 tonnellate di metallo prezioso. Una colonna di 350 furgoni lunga 3 chilometri. Un debito impossibile da pagare. Questo povero uomo ne è proprio sepolto. Come può sperare di risalire la china, di trovare anche solo un furgone di oro da restituire? Nonostante ciò, è sempre ancora una pallida idea di quello che Dio ci ha dato e del disastro che abbiamo fatto nella nostra vita e facciamo nella vita quotidiana, nella vita del mondo, con il nostro peccato. Il debito non è una cosa, ma la stessa vita, la globalità della persona. Se volete che faccia qualche esempietto di qualche furgone che abbiamo, per esempio il furgone della vita, cioè, Dio ce l'ha data gratis, e noi come gliela stiamo trattando? Gli siamo debitori o no di questo dono? Il furgone della sessualità, che a parte che dà motivi e dà esperienze anche belle, entusiasmanti della nostra esistenza, è al servizio della vita, noi come lo trattiamo? Il furgone dell'intelligenza, quanto possiamo pensare? Avete fatto un sacco di studi, avete vinto un sacco, magari avete qualche laurea pure, e quindi questo è un altro bel furgone di debito che abbiamo nei confronti del Signore. Ma direi il furgone più grande è la giovinezza che avete. Quello purtroppo si corrode, è un oro che ha qualche difetto, perché la giovinezza passa. Ecco, cosa ne fate, ne avete fatto finora della vostra giovinezza? Ecco, immaginate quindi questa esagerata serie di vagoni d'oro, di furgoni d'oro, sono la nostra vita con tutte le bellezze, le grazie che abbiamo, e noi potremmo anche aggiungerne altro. Qual è il furgone più bello che io ho, che vivo, che il Signore mi ha dato? Il debito quindi è la stessa vita, non abbiamo mai di che restituire. Il servo si illude di poter pagare, prega, ma si nasconde la verità, o forse crede che le cose si aggiustino con un colpo di fortuna, magari la morte del padrone, perché no? La classica incoscienza. Ce la farò, se mi metto di impegno non ci cascherò più. Sono i nostri illusi pensieri dopo ogni peccato che fa fastidio alla nostra tenuta interiore. Ci sono cascato ancora, ma non lo farò più. Signore, ti prometto, starò più attento. È la preghiera dopo lo smacco di ogni fallimento, dopo l'effetto negativo di ogni droga o di ogni pasticca. Ce la farò. Lo dice anche l'alcolizzato, se ne tormenta il drogato in quell'attimo di lucidità che gli consente la fine degli effetti devastanti delle sostanze. Il problema è solo mio. Il peccato fa più fastidio a me perché sono stato inadempiente che a Dio. Lui è solo un esattore, esigente, deciso, e io ci faccio sempre la figura d'Apollo.
è sempre soltanto stizza, rancore, vergogna delle nostre debolezze. Ecco, una preghiera impostata così, un rapporto con i nostri errori di questo tipo, ci porta solo a sentirci prigionieri di sforzi titanici per diventare più buoni. La salvezza, il paradiso, non te lo guadagni. Lo accogli con gratitudine. Penitenza non è uno sguardo ritorto su di sé, ma uno sguardo alzato verso Dio. Ed ecco allora la preghiera autocentrata del debitore. Che effetto avrà? È stata una preghiera azzardata, ma ha avuto effetto. Dio ha abboccato, ha perdonato. La veglia penitenziale è riuscita bene, mi sono proprio vuotato il sacco. Mi è passato quel sudore freddo lungo la schiena, perché è proprio vero che Dio è buono, mi sento un altro. È stato perdonato, ma non ha ancora capito che cos'è il perdono. Non lo ha ancora accolto. Ha ancora una mentalità da schiavo. Calca ancora con i suoi passi il perimetro di una cella. Mentre Dio lo ha liberato, in pascoli erbosi, abituato a vivere in una pozzanghera non sa rendersi conto del mare aperto, gioca ancora con le barchette di carta, non ho ancora capito che deve farsi nuovo. Chi ti permette di accettare la pienezza del perdono è lo Spirito Santo. Dio lo ha fatto libero, ci ha fatti liberi e noi ci sentiamo soltanto liberati. C'è una bella differenza. Io delle volte faccio delle beghe con i ragazzi che si cresimano. Che differenza va tra libero e liberato? Liberato vuol dire che non hai più le catene ai polsi. Libero vuol dire che non ce l'hai più neanche in testa la prigione. Perché uno che viene liberato fa ancora il circuito della tua cella, è stato abituato a farlo per tanti anni e non si sente in una piazza libero. E quindi crede di essere già un salvatore, ma non ha ancora capito di essere un salvato. Uno che comprende non ha ancora capito di essere un perdonato. Uno che accoglie ma non ha capito di essere stato accolto. Un giusto non ha capito di essere stato giustificato. Uno che può esprimere amore ma non ha capito che è stato amato tanto. Ma salvatore, comprensivo, accogliente, giusto, amabile è Dio, non lui. Non gli passa nemmeno per la testa che queste qualità devono essere d'ora in poi le sue, che il dono più grande del perdono è il cambiamento del cuore. Proprio per questo il perdono di Dio è legato al nostro perdonare. Giustissimo quel ritornello che hanno fatto i cantori, che abbiamo fatto assieme. È quel gesto di Dio che è legato indissolubilmente alla nostra libertà. Dio non riesce a perdonare se nella nostra libertà non ci lasciamo cambiare dal suo perdono. Il perdono torna indietro. Gli ritorna ancora addosso il debito e si sente legato. Poter guarire è l'aspirazione di ogni malato. Liberarsi dalla colpa è il desiderio di ogni assassino. Non si tratta di dimenticare, di stordirsi, di distrarsi. Occorre sperimentare liberazione, pace, vita nuova. Occorre non lasciarsi ingannare dai calmanti o dai placebo, ma sentirsi rinascere dentro speranza e aver chiuso con ogni tipo di spacciatore. Non abbiamo bisogno di metadone o ancora di un'ultima dose o di un'avventura che poi avrà sempre bisogno di un'altra e non sarà sicuramente l'ultima. Ma che è solo l'anello più visibile e ingannatore di una catena senza fine. Perturare il buco delle nostre crisi di astinenza e di senso. Ci sarà qualcuno che non mi blocca solo la lebbra che mi corrode, ma mi ricostruisce le mani al posto dei moncherini, mi ritesse le labbra sulla bocca, i piedi su questi nostri trampoli. Voglio sentirmi dire sulla mia vita, sui miei errori, sulle mie miserie, sulle mie superficialità, sui miei tradimenti, una parola che mi faccia capire che questo è tutto finito e che d'ora in poi si comincia di nuovo, che il passato non pesa più perché è stato cambiato in energia per crescere.
tante volte mi sembra di non aver bisogno di nessun perdono, tanto sono superficiale. Altre volte mi sento imperdonabile e tanto mi faccio schifo. Ma la penitenza è perdono regalato. Ecco, quando noi andiamo a confessarci, di solito lo riduciamo questo gesto a qualche cosa di automatico, ma sì, questa volta però l'ho fatta grossa, bisogna che vada da uno che non mi conosce molto, se no non posso più guardarlo in faccia. Il perdono è un regalo sempre. E quando tu sei assolto dal tuo peccato, non c'è più. Non c'è più. Non devi più niente, sei stato perdonato. E allora ti si apre il cuore a perdonare tutti gli altri.